dopo cena Madame Arcati, la signora Bradman ed io prenderemo il caffè in salotto. Carlo e il dottor Bradman lo prenderanno in sala da pranzo, è tutto chiaro, Eddie? Sì, signora. Quando servirai a tavola, mi raccomando, cerca di fare tutto con calma. Non c'è alcun bisogno che tu vada di corsa. Certo, signora. Va a prendere il secchiello del ghiaccio. Sì, signora. Senza correre, Eddie. Sì, signora. Nessun segno delle orde avanzanti? Non ancora. Non c'è ghiaccio. Eccola. Ecco, signore. Grazie, ho dimenticato la giacca in camera. Ti dispiace andare a prenderla? Subito, signore. Un martini secco anche per te? Grazie, caro. Ma credo che Madame Arcati vorrà qualcosa di più dolce. Va bene. Vorrà dire che questo ce lo berremo io e te. Grazie. Senti, devi promettermi che non mi guarderai se dovessi sfuggirmi qualche risatina. Stai ben attenta a non farlo, dobbiamo badare a non offendere Madame Arcati. Ma allora perché hai invitato i Bradman? Lui non è meno scettico di noi. A qualcuno dovevo pur dirlo, perché per la seduta dobbiamo essere più di tre. Non potevo certo invitare il vicario e sua moglie. Primo perché sono di una noia mortale, secondo perché non sarebbero venuti. Quindi non ci restavano che i Bradman. Ecco la giacca, signore. Grazie, Edith. L'avresti fatta anche con un po' più di calma. Sì, signore. All'invisibile. Sarebbe un ottimo titolo per il tuo romanzo, sai? Sì, benissimo. Stasera, se tutto andrà bene, comincerò già a pensare alla prima stesura. Dimmi, Carlo, a proposito del tuo lavoro, Elvira ti aiutava? Sì, qualche volta. Quando riusciva a concentrarsi. Avrei proprio voluto conoscerla, sai? Ma non sono così sicuro che ti sarebbe piaciuta. Io immagino di sì. Da come ne parli, doveva essere una donna incantevole. Povera Elvira. Sei ancora dolorato quando pensi a lei? No, ma qualche volta vorrei esserlo. Senti, se io dovessi morire prima che tu ti fossi stancato di me, intendo, mi dimenticheresti così presto? Guarda che io non mi sono affatto dimenticato di Elvira. Ricordo benissimo il suo fascino, ricordo la sua grazia quando riusciva ad averla vinta e il suo disappunto in caso contrario. E ricordo la sua avvenenza fisica. Era tanto più attraente di me la giovane Elvira? Cara, se mi fai queste domande mi costringi a risponderti il contrario della verità. Sei molto gentile. Grazie. E anche un po' ingenuo. Perché? Ma perché immagini che mi dispiace che Elvira fosse più attraente di me? Non sarò molto aggiornato in materia di psicologia femminile, però avrei giurato che qualunque donna... Ma non si tratta del tuo aggiornamento, caro. È che sei un po' scolastico. Ma cara, io te... ti amo! Povera Elvira! Guarda che Elvira era una donna che sapeva godersi a fondo la vita. Oh, povera Elvira. Uffa, questa conversazione sta diventando un po' monotona. Ma povero Carlo, allora. Preferisco così. Senti, ma se morissi io, dopo quanto ti risposeresti? Ma tu non morirai, mia cara. Non sei il tipo da morire. Neppure Elvira lo era. No, guarda, invece ora che mi ci fai pensare, lo era e come. Aveva un certo non so che di etereo. Poi è morta così giovane. Noi siamo stati sposati 5 anni e quando è morta mi è mancata moltissimo. Questi devono essere i Bradman. Che facciamo? Vado io o aspettiamo che Edith spicchi il volo? Eccola. Calma, Edith. Sì, signore. Il signore e la signora Bradman. Buonasera. Prego, Violet. Scusate il ritardo. Ma sono uscito mezz'ora fa dall'ospedale. Non si preoccupi, Madame Arcati non è ancora arrivata. Ma non tarderà molto, sono così contenta di vedervi. Ma non vedevamo l'ora che fosse stasera. Mi sento così eccitata. Prego, si accomodi, signora Bradman. Prometto che Violet farà la brava, Gliel'ho fatto promettere. Non c'era assolutamente bisogno. Ho visto Madame Arcati soltanto 2 o 3 volte in paese. E voglio dire che non le ho mai visto fare niente di strano, ecco. Martini? Sì, grazie. Guardi che Madame Arcati è un tipo strano, glielo assicuro io. Pare che eserciti a Londra da anni. È buffo, vero? Voglio dire che ci sia qualcuno che lo fa per professione. Ma lei ci crede? Ma veramente? Guardi, io sono propenso al peggio. È una vera ciarlatana di professione. Ma sono contento che
pensi così, perché il personaggio che ho in mente per il mio romanzo deve essere un perfetto impostore. Ah, e che cosa le interessa? Beh, soprattutto il frasario e poi qualche trucco del mestiere. E credi che Madame Arcati sappia predire il futuro? Adoro sentirmelo predire! Credo di sì. Ad ogni modo, mi raccomando, dobbiamo eseguire tutti i suoi ordini. Non deve sospettare che la stiamo prendendo in giro. Ah, no, no, io sarò buono come il pane. Ha mai avuto occasione di avvicinarla, dottore? Sì, una volta in gennaio è venuta a studio. Gli ho fatto una visita molto approfondita. Aveva l'influenza. Pensavo facesse di tutto tranne che la medium. Credevo, anzi, facesse la scrittrice. Infatti io una volta l'ho incontrata a un convegno di scrittori in veste di collega. E che genere di libri scrive? Beh, io mi dedico... No, non lei! Io intendevo Madame Arcati. Madame Arcati scrive bizzarre storie per ragazzi con foreste incantate, bestie... Eccola che arriva! Madame Arcati. Buonasera. Temo di essere un po' in ritardo. Oh, il dottor Bradman, l'uomo dalle mani di velluto. Le presento Violetta, mia moglie. Piacere. Felicissima. Carissima Madame Arcati, gradisce un cocktail? Ah, se è un martini secco, sì. È un martini secco. Va bene. È il miglior martini secco che abbia bevuto da anni. Un altro. E perché no? Sapete, molti possono scrivere libri, ma ci vuole un vero artista per fare un martini secco. Secco al punto giusto, naturalmente. Sta scrivendo qualcosa, Madame Arcati? Oh sì, tutte le mattine, regolare come un orologio, dalle 7 all'1. Il pranzo è servito. Grazie, Eddie. Bene, vogliamo andare allora? Niente carni rosse, spero. Beh, c'è della carne, ma non credo sia molto rossa. Se preferisce un uovo. Un uovo? No, grazie. Sapete, è buona norma evitare l'uso di carne rosse prima di una seduta. Possono provocare strani effetti. Ma che specie di effetti? Oh, ma niente di particolare. E poi, se non è molto rossa, correrà il rischio. Bene, andiamo allora? Prego, signora Bredda. Era una diretta discendente dei Borgia e questo ha influito non poco sul suo temperamento. L'altro giorno ne era terribilmente spaventata Daphne, il mio spirito guida, e lo sentivo dalla voce mentre mi parlava. Sapete, non è che una bambina. Il suo spirito guida è una bambina? Oh sì, generalmente i bambini sono i migliori e danno i risultati più soddisfacenti, soprattutto se ti conoscono bene. E Daphne lavora con me da molti anni ormai. Continua sempre ad essere una bambina. Voglio dire, non dà nessun segno di crescere. Ma i valori del tempo sull'altra riva sono completamente diversi dai nostri. E si sente buffa quando cade in trance. Buffa? Che cosa intende? La signora Bradman non intendeva buffo nel senso di comico, nel senso di strano, curioso.
applauso, ecco. Bella scelta della parola, non è stata felice. Oh, mi scusi, sono proprio spiacente. Non fa niente. E il futuro? Prevede anche il futuro? Adoro sentirmelo predire. Certamente no. Aborro la lettura del futuro. Grazie, Edith. Grazie. Lascia tutto il resto com'è e non farci disturbare per nessuna ragione, capito? Certo, signora. Grazie. Oh, se i signori se la prendessero meno comoda, mi sento così eccitata. Non lo sia, la prego. E ciò rende tutto più difficile. Ebbene, il tempo si avvicina. Chi può dirlo? Potrebbe anche allontanarsi. Profonda verità. Si sente ben disposta, Madame Arcati? Oh, ma non si tratta di disposizione, allora, dottore, ma di concentrazione piuttosto. Vede, deve perdonare la nostra impazienza, Madame Arcati, ma se non si sente pronta possiamo aspettare. Oh, sciocchezze, mia cara, sono prontissima. Bene, e che dobbiamo fare? Fare? No, prenderci per mano, formare una catena. Niente di tutto questo. Un tavolo. Quello può andare. Credevi, questo è il momento che ho sempre detestato. Oh, si sente nervosa? Oh sì, da piccola mi venivano le nausee. Spero le abbia superate da grande. Luigino e Carletto aprono l'armadietto, cercano il mandorlato, trovano il pan grattato. Luigino e Carletto aprono l'armadietto. Sì, lo so, è una cantilena un po' sciocca, ma a Daphne piace tantissimo. E chi è Daphne? È lo spirito guida di Madame Arcati, è una bambina. E quanti anni ha? Oh, ne aveva quasi 7 quando è morta. Ah, e quando è morta? Il 6 febbraio 1884. Oh, dovrebbe essere... Com'era piccola! Dovrebbe essere un po' cresciuta adesso, secondo me. Secondo lei, sì, dottore, ma non secondo le leggi eterne. Oh. Zitto, Giorgio, stai scoraggiando Madame Arcati. Madame Arcati mi voglia perdonare, non era mia intenzione. Non importa, signora, sono abituata agli scettici. Ora prego, volete sedere tutti intorno al tavolo e poggiarvi sopra le mani? Venga, signora Bradman, accomodiamoci. Le luci? Senta, signor Considine, ci penso io. Ogni cosa a suo tempo. Avete un giradischi? Sì, vengo a farle vedere. Grazie, eccolo là. Dov'è la musica da ballo? E quegli sciolti li trova nel mobiletto. Trovati? Non saranno troppo recenti. Oh, non importa. Daphne ama i motivetti che si possono canticchiare. Ecco, questo andrà benissimo. Amapola. Amapola? Siedi, Carlo, che sai? No, 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 è che quel disco non... Vabbè, non importa. Stia calmo. Ora... vi prego di ascoltarmi attentamente. Certo, dica pure. Quando la musica comincerà, spegnerò le luci e al momento opportuno mi unirò a voi. Siederò accanto al dottor Bradman e poggerò le mani sopra le vostre. Devo chiedere di non rivolgermi la parola né di fare alcunché che possa distrarmi. È tutto chiaro? Perfettamente. Bene. Cominciamo. Luci. Musica.
C'è qualcuno là? Se sì, batti un colpo, se no, due colpi. C'è qualcuno là? Oh! Sei tu, Daphne? C'è qualcuno là che voglia parlare con qualcuno di qua? Oh, andiamo bene. Sono forse io quella persona? Forse il dottor Bregman? La signora Bregman? La signora Considine? Daphne, ti prego di comportarti come si deve. Il signor Considine? C'è qualcuno che vuole parlare con lei. Mi dica di lasciare un messaggio alla mia segretaria. Devo pregarla di non fare dell'inutile ironia. Carlo, non essere sciocco, rovinerai tutto. Scusate, mi è sfuggito. Conosce qualcuno trapassato da poco? No, nessuno, no. Tranne un mio cugino, ma non ci sentivamo da anni. Non vedo cosa possa avere da dirmi. È forse il cugino del signor Considine? Temo che abbiamo fatto cilecca. Non c'è proprio nessun altro? Potrebbe essere la vecchia signora Plummet. Ma la signora Plummet, non avevamo niente in comune. Cosa vuoi che abbia da dire? Vabbè, si può provare però, no? È la vecchia signora Plummet? Era un po' sorda, forse non ha sentito? È la vecchia signora Plummet? Non c'è più nessuno. Oh, che peccato! Temo proprio che dovrò cadere in trance. Oh, speravo di poterlo evitare. E va bene. Musica. No! Non rimetta quel disco. Ma perché, Carlo? Non essere stupido. Ma devo proprio rimetterlo, signor Considine. Musica! Faccia come credi. Ho sentito perfettamente. Ma nessun altro ha sentito, Carlo. Io non ho sentito nulla. Ah, Ruth, sei stata tu con i tuoi soliti scherzi. Per guarda, io non ho aperto bocca, Carlo, veramente. Buonasera, Carlo. Carlo, ma che cos'hai? Stavolta avrai sentito, stavolta anche voi avrete sentito qualcosa. Ma no, sentito cosa? Vorreste dire che nessuno di voi ha sentito niente? Io non ho sentito assolutamente niente. E nemmeno io. Magari avessi sentito, mi piacerebbe tanto sentire qualcosa. Carlo, sei tu che stai scherzando, cerchi di spaventarci. Non sto scherzando affatto. Non è facile trovare qualcosa da dire dopo 15 anni, lo so. Ma potresti almeno dirmi ciao? Ma chi è? Sono Elvira, la tua prima moglie. Signore, il divertimento è finito. Vi prego di andarvene a casa. Ma no, Carlo, ma come sei lì? Ah, mai più una cosa del genere in vita mia. Mai più. Ma si può sapere che cosa ti sta succedendo? Non voglio più aver niente a che fare con questa faccenda. Ma veramente lei ha sentito qualcosa che noi non abbiamo sentito? Faccia finta che non abbia detto niente, non ho sentito niente. Oh mio Dio, ma guardate, ma da Marcaglia! Oddio,
faccia piano, per prendi favore. Un po' di brandy, per favore, mi aiuti a tirarla su. No, faccia piano, non si chiama. È casa, la mercati, il coraggio. Luigino e Carletto, a forma di... Grazie, grazie. Ma no, non dovrei, che gioco, ma c'è... Oh, ecco che rinviene. Ecco fatto. Come si sente, madame? Benone. Oh. Ancora un po' di brandy? Era questo lo strano sapore che sentivo. Mi meraviglio di lei, dottor Bregman. Lei dovrebbe sapere che il brandy, dopo e durante una seduta, può avere effetti catastrofici. Meraviglio di te. Portatelo via. Allora, cosa è successo? Ma nonostante le apparenze non è successo granché. Eppure, qualcosa è successo. Ho sentito che deve essere successo qualcosa. Ma zero, guardi. Niente ectoplasma? Io non so esattamente cosa sia, ma credo proprio di non averlo visto, no? Eppure potrei giurare. Sì, posso giurare che in questa stanza c'è una forte presenza psichica, oltre la mia, naturalmente. Ma credo che ce ne accorgeremo nei prossimi giorni. Ora è proprio arrivato il momento di andare. Non gradirebbe qualcosa prima di andare? Oh no, grazie. E sono veramente spiacente che sia successo così poco. Ma ci rifaremo nelle prossime sedute. Sarà un vero piacere. Buonanotte, signora Bregman. Oh, è stato proprio emozionante, davvero. Ho sentito il tavolo tremarsi, tutto sotto le mani. Buonanotte. Dottor Bregman. È stato un vero piacere, madame Arcati. Buonanotte a tutti. La prossima volta risultati eccezionali. Oh cielo! Evocheremo l'intero esercito delle ombre. Oh mio Dio! Che bello! Mi auguro che il signor Considine abbia trovato l'atmosfera giusta per il suo romanzo. Avrebbe ottenuto molto di più se non avesse rovinato tutto comportandosi in quel modo. Sì, già! Però... Ma lui scherza. È stato proprio emozionante, sì! Ho sentito come una corrente d'aria. Sì, ci sarà una finestra aperta da qualche parte. No, forse sarà stato uno di quei... Come si chiamano? Spiriti cosmici! Oh no, ha detto che non era la stagione adatta! È vero! Sapete, ho finito per convincermi della sua sincerità. Caro Giorgio, deve essere tardissimo. Un ultimo bicchierino prima di andare? No, mi sono ricordato che domattina ho un'operazione difficile all'ospedale di Canterbury. Andiamo, Violetta. È stata proprio una serata emozionante, non la dimenticherò mai. È stata molto, molto gentile ad invitarci. Buonanotte. Dottore. È proprio irremovibile su quel bicchierino. Devo esserlo. E allora vi faremo sapere se troveremo qualche fluido morticante. Buonanotte. Buonanotte di nuovo. Ebbene. Ebbene, caro, ti è stata utile la serata? Sì, credo di sì. In certi momenti l'ho trovata di uno spasso irresistibile. Certo, sì. Ma che cos'hai, Carlo? Ti senti bene? Benissimo, ho soltanto bisogno di un ultimo bicchierino prima di andare a dormire. Sai, non credo che adesso mi metterò a prendere appunti. Inizierò domattina a mente fresca. Carlo, oddio. Guarda come sei maldestro. Elvira, ma allora è vero, eri tu. Ma certo che ero io. Carlo, di che stai parlando? Ma sei un fantasma. Oh, credo proprio di sì! Carlo, con chi stai parlando? Vorresti dire che non la vedi? Vedere cosa? Elvira! Elvira? Elvira,
Ti presento Ruth. Ruth, questa è la mia prima moglie, Elvira. Oh mio Dio, caro, vieni a sederti un attimo. Ma come vorresti dire che non la vedi? Caro, ti prego, vieni a sederti. Ma è qui a un metro da te. Senti, Carlo, se questo è uno scherzo è durato anche troppo. Adesso siediti e smettila con queste buffonate, dai. Cosa devo fare? Beh, innanzitutto potresti mostrarti più contento di vedermi. Dopotutto sei stato tu a chiamarmi. Io non ho fatto niente del genere. Sì, caro, sei stato proprio tu. Quell'orribile bambina raffreddata è venuta a dirmi che volevi vedermi con una certa urgenza. No, c'è un equivoco. Carlo, la smetti di parlare da solo. Ti ho detto che lo scherzo è durato anche troppo. Ho capito, sai cosa sta succedendo? Sto diventando pazzo, pazzo furioso. Tieni, bevi questo. È incredibile. Calmati. Coraggio, bevi. Contenta? Sì, adesso siedi, per favore. Come vuoi che possa sedermi in questa situazione? Intanto che non ti siederai, non potrai calmarti. Eppure, gli aborigeni africani ci riescono benissimo. Restano su una gamba sola per ore intere. Sì, ma io non sono un aborigeno africano. Cos'è che non sei? Un aborigeno africano. Ma che cosa c'entra questo adesso? Scusami. Vuoi un altro bicchierino? Sì. Te lo preparo. Io non te lo consiglio, Carlo. Ho sempre avuto la testa un po' debole. Guarda che se voglio posso sfidarti a bere fino a vederti andare con le gambe all'aria sotto al tavolo. Guarda che non c'è bisogno di essere aggressivi. Sto facendo del mio meglio per aiutarti. Hai ragione, perdonami. Coraggio, bevi e poi sì, andiamo a letto. Su. Oh, Carlo, ma perché non la mandi in un'altra stanza? Così potremo discutere in pace. Ma è una proposta immorale. Ma io non vedo cosa ci sia di immorale. No, amore, non parlavo con te. Con chi parlavi allora? Con Elvira. Andiamolo, Elvira. Vedi, adesso si è arrabbiata. Senti, Carlo. Star quieta tu. Tu devi avere uno scopo per fare tutto questo. Io non sono così stupida da non accorgermene, sai? Non diciamo sciocchezze. Quale scopo vuoi che abbia? Che ne so, avrà a che fare con qualche intreccio strano del tuo romanzo. Ma io non sono disposta a fare da cavia per i tuoi esperimenti. Elvira. Ruth. È qui, in piedi, a pochi passi da te. Oh, sei caro, adesso la vedo magnificamente. A cavallo di una terra. Senti, io non ho nessuna intenzione di restare qui a discutere in questo modo, non ha senso. Era ora! Oh, con te faremo i conti dopo. Senti, io veramente adesso me ne vado. Sai che ti dico, si è fatta anche una certa ora. Se credi puoi venire a darmi la buonanotte. Lo vedi che ti vuole a letto con lei? Piantala di parlare come una donna di strada. Carlo! Non ho altro da aggiungere. Buonanotte! Ma da dove sei venuta? È strano, credo di essermene dimenticata. E resterai qui per sempre? Non so dirti neppure questo, ma ti dispiacerebbe molto se io rimanessi? No, ammetterai che sarebbe imbarazzante. Non vedo il perché, in fondo si tratta soltanto di adattarsi. Mettiti nei miei panni, io sono sposato da 5 anni con Ruth. E tu sei morta da 15! No, Carlo! Trapassata! Da noi morto non si usa, è volgare! E comunque adesso sono qui e tu potresti essere più gentile con me! Hai ragione, scusami! Carlo, credo che tu non mi ami più! No, non è vero, Elvira! Sei stato tu a chiamarmi! Me l'ha detto quella medium che sei stato tu! No! E poi ho finito con ritrovarmi in questa stanza! Senti, lasciamo perdere. Adesso l'importante è stabilire quando te ne andrai via. Ma io non ho la più pallida idea. Ma non hai nessuno lassù con cui sei rimasta in contatto che potrebbe aiutarti? Lo sai, è strano. Non riesco a pensare. È tutto così lontano. Come se avessi sognato. Oh, Carlo. Tacere. Vorrei piangere, ma non credo di poterlo fare. Ma perché vuoi piangere? Ma per averti rivisto e averti ritrovato così scorbutico. Non è che io voglia essere scorbutico. Ma non importa, non ha mai avuto alcuna importanza. Oh, Elvira. Sì? Ma i fantasmi sono freddi? No, io non credo. E cosa succederebbe se io ti toccassi? Credo che questo non sia possibile. Perché vorresti? Oh,
Elvira. Che c'è? Mi sento così strano. Così va meglio. Cosa va meglio? La tua voce è più gentile. Perché sono stato scortese con te? Sì, spesso. Scusami, non volevo. Perché io ti amavo così tanto. Oh, Elvira, anch'io ti amavo. No, non posso toccarti. Senti nulla? No, sento soltanto una leggera brezza fra i capelli. Beh, è meglio che niente. Ho capito, sai, ormai sono completamente uscito di senno. Oh, caro, non preoccuparti. Adesso riposati. Vola, dolcissima amapola, la sfinge del mio cuore sei tu sola. Amapola, vaghissima amapola, la luce dei miei giorni sei per me. Deliziosa, favolosa, come il suono della mia mandola. Ti sei comportato in un modo assurdo. Per forza, ero vittima di un'allucinazione. Eri ubriaco. Non ero affatto ubriaco. Ieri sera è successo qualcosa di molto strano. Sciocchezze. No, non sono sciocchezze, possono sembrarlo oggi, ma ieri sera non lo erano affatto. Senti, guarda, preferirei che non ne parlassimo più. Ieri sera, durante la seduta, io ero sicuro di aver sentito la voce di Elvira. Ma nessun altro l'ha sentita, caro. Che ci posso fare? Io sì. È impossibile. E andando avanti ero altrettanto sicuro che Elvira fosse qui in questa stanza. E hai la pretesa di convincermi che non eri ubriaco. Non ero affatto ubriaco, se no oggi dovrei avere un terribile cerchio alla testa. Non sono convinta che tu non l'abbia, infatti. Non solo non ho la minima traccia di mal di testa, ma la mia lingua non è neppure patinata. Guarda! Ah! Ma ricaccia dentro quella lingua, non ho alcun interesse nel vederla. So io cos'è successo, ieri pomeriggio abbiamo parlato troppo a lungo di Elvira e non è bene fissarsi con tanta insistenza su una persona quando si inizia a dedicarsi all'occultismo. Io non mi ero affatto fissata su di Elvira. Io sì. Questo è troppo. Le donne. Le donne? La verità sai qual è, caro? Che le donne ti hanno sempre dominato. Nessuna mi ha mai dominato. Tua madre non ti ha lasciato respirare fino all'età di 33 anni. Poi sei caduto tra le grinfie di quella, come si chiamava? La signora Winthrop Llewellyn. Sì, lei. Ah, poi ci fu Elvira. Lei ti comandava a bacchetta. Elvira non ha mai dominato nessuno. Ah, poi ci fu Maud Short, Ursula Francesina. È durata solo 6 settimane e ha pianto tutto il tempo. Che vuol dire, conta. E poi ci fu... Senti, cara, se intendi elencare l'intero repertorio delle mie attività sessuali... Ti informo che stai tralasciando un buon numero di episodi. Oh, non tentare di impressionarmi con lo sfilzo delle tue imprese amatorie. Se c'è una donna che ha tentato di dominarmi in vita mia, quella sei tu. Questo è fatto!
falso? Falso? Ma se non mi permetti neppure di avere un'allucinazione! Senti, Carlo, se ti abbandonerai ancora una volta all'alcol, io... Ma vuoi capire, cara, una volta per tutte, che l'alcol non c'entra niente con questa faccenda? Io ero veramente fuori di me! Senti, tu ieri eri sconvolto e sembra anche tu abbia dimenticato di avermi insultata gratuitamente. Non l'ho mai fatto. Oh sì, mi hai detto donna di strada, mi hai ordinato di stare zitta e quando ti ho chiesto di venire a letto con me hai detto una proposta immorale. Parlavo con te, parlavo con Elvira. Oh signora, mi scusi, posso sparecchiare? Sì, certo, Edith. Grazie. La cuoca vuol sapere per quanto deve preparare il pranzo. Certo. Carlo, ci sei tu per pranzo? Fate come se io non ci fossi. Starò benissimo in camera mia da solo, in compagnia di una bottiglia di gin. Sei nervoso. Via la cuoca che prepari per due, grazie, Edith. Certo, signora. Senti, io stamattina vado in paese, ti serve qualcosa? Avrei bisogno di molte cose, ma dubito che tu possa procurarmene. Senti, cara, sii ragionevole, io ieri sera non fingevo. Ero veramente sicuro di aver visto Elvira. Ma tesoro, è impossibile che tu l'abbia vista. Eppure l'ho vista. Senti, io posso concedere che tu abbia creduto di vederla. È quello di cui sto cercando di convincerti da ore. Io non capisco, ma ti sentivi bene ieri? Ma certo. Cosa hai mangiato per pranzo? Dovresti saperlo, visto che abbiamo mangiato insieme. È vero, fammi pensare. La sogliola al limone, quella è leggera. E quel piatto abbondante a base di formaggio, è stato quello. Ma com'è possibile che un piatto di formaggio mi possa far apparire davanti la mia defunta moglie? No, non si sa mai. E allora tu, perché avendo mangiato lo stesso formaggio, non hai visto il tuo defunto marito? Ma adesso come ti senti? Senti bene? Bene. Non vedi, non senti niente di strano? No. Ah, meno male. L'aiuola vicino alla meridiana è completamente rovinata. Sembra un campo di insalata mista. Oddio. Che c'è adesso? È ritornata. Via. Ma non dire assurdità. Tutti quei nasturzi poi sono così volgari. A me i nasturzi mi piacciono. Cos'è che ti piace? Pochi vanno bene, ma una massa come quella. Che stavi dicendo dei nasturzi, Carlo? Avete avuto una bella scenata, eh? Sei caldamente pregata di impicciarti dei fatti tuoi. Ma scusa, mi sembra che siano fatti miei. Immagino che sia per colpa mia, vero? Beh, dovrei esserne dispiaciuta, lo so. E invece ne sono felice. Come fai a essere così sconsiderata? Sconsiderata? Senti ora! Ma no, no, cara, non parlavo con te. Io ho fatto tutto il possibile per aiutarti, Carlo, ma adesso devo dirti che non credo a una sola parola. Lasciale fare un bel pianterello, le passerà. Sei veramente senza cuore. Senza cuore? Cara, non parlavo con te, parlavo con Elvira. Fai una cosa, continua a parlare con Elvira. Parla con lei fino a scoppiare, ma non mi rivolgere più la parola. Ascolta, no. Devi aiutarmi. E in che modo? Fa che ti veda. Credo che questo non sia possibile. Scusa, tu sei qui adesso, no? Non sei un'allucinazione. È vero, ma vedi, anche se io fossi un'allucinazione, senza dubbio sono qui. Ma come hai fatto ad arrivare fin qui? Te l'ho detto ieri, non lo so con esattezza come ho fatto a venire qui. Come sei scortese, guarda, mi fai sentire come se fossi... un'intrusa! Non è mia intenzione essere scortese. È colpa tua! Hai sposato una donna che non è in grado di vedere al di là della punta del proprio naso. Oh, poverina! Come vuoi che faccio a credere a una faccenda del genere? Carlo, sì, mi dispiace, sai, di essermi arrabbiata in quel modo prima. Capisco tutto ora, davvero. Davvero? Certo, caro. Oh, sta attento! È una manovra! Vuoi star quieta tu? Oh sì, caro, staremo tutti quieti come tanti topolini. Ascoltami, Elvira. Io vorrei dirti che... Ah no, scusa, Ruth. Ascoltami, Ruth. Sì? Io vorrei dirti che adesso siediti un attimo, per favore. D'accordo, caro, io non capisco che succede. Elvira è qui in questa stanza e io sono assolutamente deciso a provartelo. Come? Giurami che farei tutto quello che ti dirò. Dipende. Oh. Lo vedi là? Quel vaso di fiori laggiù in fondo? Ma certo, l'ho preparato io. Molto sciattamente, se mi permetti. No, non ti permetto. D'accordo, non lo farò.
farò più, te lo prometto. Adesso, Elvira, prenderà quel vaso di fiori e lo porterà sul tavolo. Dopodiché lo rimetterà al suo posto. Io non vedo proprio perché dovrei farlo. Elvira! Va bene, ma una volta soltanto. Adesso, concentrati e guarda attentamente. L'avevo immaginato. E che cosa c'hai? Questi sandwich? Cetrioli. Meglio di così. Ma che fai? Ecco fatto. Allora, come coraggio dunque, su, mi racconti? Sì, è che sai, è difficile da spiegare. Beh, indubbiamente lei avrà sentito strani rumori, avrà percepito cigolì, porte sbattute. No. Niente, già ridiventate? No. Però lei sapeva che mio marito è già stato sposato. Sì, l'ho sentito dire. La sua prima moglie, Elvira, è morta molto giovane. Dove? Qui, in questa casa. Ah, comincio a capire qualcosa. Si è materializzata. Sì, ma soltanto per mio marito. Splendida! Capisco che da un punto di vista professionale possa sembrare un successo. Un trionfo, cara signora. Sì, ma dal mio punto di vista le assicuro che è a dir poco imbarazzante. Finalmente un'autentica materializzazione. Non la prego, madame, si segga. Ma come ci si può sedere in un momento come questo? Tuttavia io la prego comunque di sedersi, perché grazie al suo successo la situazione in questa casa per me è divenuta insostenibile. La prego di scusarmi, signora Ponzi, dai. Come posso aiutarla? Come? Ma rimandando immediatamente quella donna da dove è venuta. Credo che questo sia più facile a dirsi che a farsi. Cosa intendi dire? Che potrebbe rimanere qui per sempre? Temo che dipenda da lei. Dov'è ora? E Carlo l'ha portata in macchina a Folkestone. Ah. Mi perdoni la formalità, signora, ma dovrò fare una piccola relazione all'Istituto di Ricerche Psichiche. Sì, sì. Mi auguro che manterrà la riservatezza sui nostri nomi. Sarà un rapporto confidenziale. Bene. Allora, mi diceva che è visibile solo a suo marito. Sì. Suo marito le era molto affezionato? Beh, credo di sì. Marito affezionato. E quant'è che è trapassata? Oh, sono 15 anni, sì. Ah, capisco. Si è messa in lista d'attesa. Lista d'attesa? Sì,
altrimenti non avrebbe potuto materializzarsi. Si sarà messa in lista per una visita di ritorno, ma questo non sarebbe stato assolutamente possibile se non ci fosse stata la presenza di qualcuno che lo desiderasse fortemente. Cioè, vuol dire che Carlo desiderava rivederla? È possibile. Lei la definirebbe una donna forte di carattere? Non senta, io questo proprio non lo so. L'unica cosa che mi interessa è che se ne vada prima possibile. Sì, la capisco, signora Consida, e le garantisco che io farò tutto quanto in mio potere per aiutarla. Ma devo confessare che non ho la minima idea di come si possa fare. Ma qualcosa deve fare, no? Ma non si agiti, signora. Il nervosismo non le sarà di nessun aiuto. Cerchi piuttosto di vedere la cosa da un lato meno nero. Meno nero? Ma se la prima moglie di suo marito defunta si sistemasse in casa sua, lei riuscirebbe a vedere la cosa da un lato meno nero? Il suo tono mi offende. Non ha alcun diritto di offendersi, madame, perché è tutta colpa sua. Le ricordo che io sono venuta qui ieri su suo stesso invito. Su invito di mio marito. Ho fatto quello che mi è stato richiesto, cioè tenere una seduta spiritica e stabilire un contatto con l'aldilà. Non potevo sapere che c'erano altri motivi. Altri motivi? Oh, suo marito sembrava piuttosto ansioso di mettersi in contatto con la sua prima moglie. Mio marito non era ansioso proprio di mettersi in contatto con nessuno, sa? Guardi che la serata fu organizzata al solo scopo di ricavare del materiale per un romanzo giallo cui mio marito sta lavorando. Oh, dunque, l'invito mi fu rivolto in uno spirito di derisione? Ma no, si trattava soltanto di carpire qualche trucco del mestiere. Trucchi del mestiere? Ma questo è inconcepibile! No, io non sono mai stata insultata in questo modo! Aspetti. Non abbiamo più niente da dirci! Signora Consita, oh, addio! Io non intendevo, ma che fa? Non se ne può andare, ho bisogno del suo aiuto! Ma... Oh. Accidenti! Ma quante scale ci avete in questa casa? Accidenti alle scale! Accidenti! Maledizione! Ma come mai era così arrabbiata? Se n'è andata senza salutarmi! Per forza, le ho detto la verità! No, non dovevi farlo! Carlo, la situazione in questa casa è divenuta insostenibile e io quella donna dovevo sgonfiarla perché si era messa a fare la ruota come un pavone. Ma si può sapere perché l'ha invitata a prendere il tè? Ma per farmi esorcizzare, naturalmente. È vero, Ruth? Che cosa? Quello che dice Elvira. Sai benissimo che io non lo sento quello che dice Elvira. Hai detto che ha invitato Madame Arcati per farla esorcizzare. Beh... ne abbiamo discusso la possibilità. Ecco cosa vuol dire avere una serpe in sé. Non avevi il diritto di farlo. Cosa? Ne avevo tutti i diritti, Carlo. La situazione in questa casa è diventata intollerabile. Ma cara, ma se solo tu fossi un pochino più dolce e gentile con Elvira, potremmo vivere tutti quanti insieme benissimo. Io non ho alcuna intenzione di vivere benissimo insieme ad Elvira. Dov'è adesso piuttosto? Adesso è qui vicino al tavolo. Senti, Elvira, io ammetto di aver chiamato Madame Arcati per farti esorcizzare. Ebbene, lo ammetto. Ma sono convinta che tu nella mia situazione avresti fatto altrettanto, no? Sì, ma l'avrei fatto con un po' più di diplomazia. Che dice? Niente, annuisce e sorride. Grazie, Elvira. Vorrei che non ci fossero malintesi tra di noi. Oh, finalmente un po' di buonsenso. Adesso vorrei domandarti, perché sei venuta qui? Sono venuta qui perché la forza dell'amore di Carlo tirava, tirava, tirava. Che cosa dice? Finché non mi ha trascinata, non è vero, caro? Che dice? Niente, è venuto a farmi una visitina. Beh, adesso ti ha rivisto però, no? Però non possiamo mostrarci così inospitali. Non ho intenzione di essere inospitale, tesoro. Elvira, quanto tempo intendi trattenerti? Non lo so. Non lo so davvero! Dice che neppure lei lo sa, però, tesoro, se soltanto tu avessi un po' più di pazienza, vedresti che col tempo ci abitueremmo. Dopotutto, stiamo vivendo un'esperienza unica. Oh mio Dio, Carlo,
tu devi aver perso il cervello. Sì, credevo di aver perso il cervello. Invece ora sto proprio cominciando a divertirmi. Oh mio Dio, ecco, adesso ricomincia. Non essere cinica, Elvira. Che cosa ha detto? Immagino che mi abbia insultata. Non ha detto niente. Senti, Elvira. Dai, dall'altra parte della stanza. Ma perché non sta un attimo fermo nello stesso posto? Sì, però se fai così, cara, finirai per peggiorare la situazione. A chi si riferisce quel cara? A lei o a me? A tutte e due. Oh, incontrollabile, insostenibile! Controllati! Certo. Ma come posso controllarmi? Lei può dire quel che le pare piace senza che io possa sentirla. E tra l'altro non avrebbe bisogno di interpreti addomesticati come pappagalli. Cosa intendi insinuare? Lo sai benissimo, non hai ripetuto una sola volta le parole esatte. Non ti consento, Ruth, non è vero. Senti, Carlo, Elvira mi è antipatica, tanto quanto io lo sarò sicuramente a lei. Ma non vedi che da quando è in questa casa non ha fatto altro che mettere scompiglio tra di noi? O senti, sai che ti dico? Io abbandono il campo. La casa è a vostra disposizione. Va bene. Oh, lasciala andare, le passerà, vedrai. Ma non è da lei comportarsi in questo modo. Ma tu le vuoi bene? Ma sì, certo che le voglio bene. Quanto ne volevi a me? Non diciamo sciocchezze, con te era tutta un'altra cosa. Ma ne sono felice, sapevo che non poteva essere la stessa cosa. Adesso devo andare, piantala, perché devo andare su a consolarla. Che vigliacco. Oh, sei un egoista. Oh, Carlo, se vuoi andare a consolarla, sì, ti lascerò andare da lei un momento soltanto, se proprio lo ritieni necessario. Certo che è necessario. Sono 15 anni che non ti vedo. Vorrei rimanere un po' da sola con te. Ebbene, ci sei. Sì, ma da soli. Se adesso vai su, ce la rivedremo scendere un'altra volta qui. E va bene, ti lascerò andare un momento. Grazie. Da lei. Ma tornerai presto, vero? Sì, cara, tornerò presto. Grazie, Carlo. È stata proprio una sequela di accidenti, vero? Già, proprio così. Certe volte sono dei periodi. Sembra che tutto vada a rovescio, come se ci fosse una forza maligna che ci andasse contro. Mi ricordo una volta quando io e George ci prendemmo 2 settimane di vacanza, poco dopo il nostro matrimonio. Fummo perseguitati dalla sfortuna, dal principio alla fine. Sì, il tempo fu infame. Giorgio si storse la caviglia e io mi presi un terribile raffreddore e dovetti restare a letto per 2 giorni. E per coronare il tutto, cadde il lampadario dello studio
mette fuoco al trattato sull'iperplasia delle ghiandole addominali che Giorgio aveva appena finito di scrivere. Oh, tremendo! O pensi che ho dovuto riscriverlo tutto da capo, parola per parola? Capisco. Gradirebbe uno sherry, signora Bradman? No, grazie. Giorgio sarà qui a momenti e dovremmo andare via come un fulmine. Allora ne preparerò uno per me. Credo proprio di averne bisogno. Non si preoccupi per il braccio di suo marito, signora Considine. Vedrà che non sarà altro che una distorsione. Non è del braccio che mi preoccupo. E sono sicuro che la povera Edith fra qualche giorno sarà di nuovo in piedi. Stamattina la cuoca si è licenziata. Ma no, ma non mi dica. Questi domestici sono terribili. Neanche un briscio di gratitudine. Al primo accenno di qualche guaio ti piantano in asso. Fuggono come i topi da una nave che affonda. La sua similitudine non mi sembra molto felice, signora Bradman. Oh, mi scusi, non volevo, mi creda. Niente di preoccupante, eh? Si tratta solo di una piccola distorsione. Oh, meno male. Sì, ma ha fatto un sacco di storie, sì, sì. Sì, si sa, d'altronde gli uomini sono pazienti molto peggiori delle donne. Specialmente gli uomini con i nervi tesi come suo marito. I nervi molto tesi, lei sì, dice? Sì, e ne volevo appunto parlare. Deve aver lavorato un po' troppo di questi tempi. Lavorato troppo? Sì, sì, è in uno stato nervoso tremendo. Niente di preoccupante, ma... Che cosa glielo fa credere? Conosco i sintomi, sì, sì. Che sintomi ha notato? Dunque, difficoltà di concentrazione, un'incapacità a mettere a fuoco il discorso con la persona con cui sta parlando. Sì, certe frasi incongruenti. Che genere di frasi? Ne ricorda qualcuna? Sì, 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 per esempio a un certo punto ha detto: che cosa fai lì in bagno? Poi più tardi, mentre scrivevo una ricetta: comportati come si deve. Oh, cioè è veramente strano, davvero? Gli capita spesso quando è immerso nella stesura di un nuovo romanzo, sì, ah, sì? Succede. Comunque un po' di riposo gli farà sicuramente bene. D'accordo. Gradirebbe uno sherry, dottore? No, grazie, dobbiamo proprio andare. E la povera Edith l'ha visitata? Sì, una brutta caduta, sì, però sarà guarita fra qualche giorno. È buffo, vero? Che tanto la sua cameriera che il suo marito siano caduti proprio lo stesso giorno! Certo, se queste cose la divertono, signora Bradman. No, non era questo il senso, mi scusi. Andiamo, Violet. Parli sempre troppo, come al solito. George, sei odioso! Signora Considine, passerò domattina a dare un'occhiata a tutti e due i pazienti. Carlo, ma prendiamo di sopra? Beh, come andiamo? Benissimo! Via, su, è solo una piccola distorsione. Allora perché mi ha prescritto questa maledetta fascia? Ma per sicurezza, le impedirà di usare la mano sinistra solo quando sia strettamente necessario. Ma io volevo andare in macchina a Folkestone. Folkestone? No, glielo sconsiglio vivamente. È molto seccante. Potresti rimandare a domani comunque. Non sopporterò un'altra di quelle noiosissime serate in famiglia. Mi fanno diventare pazza. E poi sono 15 anni che non vedo un film. Sono d'accordo. Stasera ti porterò a Folkestone. Tesoro. Che cosa sta dicendo? Sì, ragionevole. Dimenticavo che voi non... Vabbè, se proprio ci vuole andare, ma faccia molta attenzione, vada lentamente, eh? La leva del cambio è a destra, vero? Sì. Bene, usi la sinistra il meno possibile. Se ne sarà fatto, stia tranquillo. Comunque potresti rimanere a casa, Carlo. Ma perché non guida lei? No, perché io devo assistere la povera Edith nelle faccende domestiche. Sì, vabbè, comunque molta attenzione perché le strade sono strucciolevoli. Andiamo, cara. Io amo. Arrivederci, signora Considine. Arrivederci, signor Considine. Arrivederci. Dottore, grazie. Vi accompagno. Grazie.
Sei proprio insopportabile, sai, Elvira? Non potresti aspettare domani per andare a Folkestone? Ma, e smettila di comportarti come una ragazzina! Ma guarda tu! Ma cosa stai dicendo? Parlavo con Elvira. Ma non è qui nella stanza. Un attimo fa era qui, mi ha tirato un fiore. Oh, è stata nervosa tutto il giorno. Conosco benissimo il suo carattere. Quando fa così è perché sta tramando qualcosa. Senti, Carlo, sei sicuro che non sia qui adesso? Sì, sicurissimo. Io ti devo parlare. Va bene, cara, parliamo. Però non ricominciare. Non ricominciare tu con il tuo solito tono paternalistico. Guarda che qui la situazione è giunta al limite. Ma cerca di capire anche la sua situazione, poverina. È ritornata dall'aldilà, fiduciosa, dopo 15 anni. E cosa trova? Liti, ostilità in continuazione. Ma scusa, che cosa si aspettava? Io trovo che anche uno spiritello ectoplasmico come Elvira abbia diritto a aspettarsi un minimo di comprensione. Carlo, lo vuoi capire che Elvira è pericolosa? Ma come vuoi che possa essere pericoloso uno spiritello ansioso e solitario come Elvira? Ma che... Con estrema facilità, Carlo. Ha già iniziato a dimostrarlo, sai? E in che modo? Questa è una lotta. Una lotta all'ultimo sangue tra lei e me. Ma che lotta? Questo è soltanto isterismo melodrammatico. Non è isterismo, sei tu che non hai più gli occhi per vedere. Io vedo che la gelosia è capace di suscitare le più assurde immaginazioni. Ma tu perché credi che Edith sia caduta dalle scale rompendosi la testa? Ma chi c'entra ora Edith? Le scale erano completamente spalmate di grasso. Ma no, sono tue fantasie. Ah sì? E tu che sei caduto mentre potavi il ramo secco del pero? La scala era stata segata da entrambe le parti. Ma no, 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 capirei se volesse uccidere te, ma per quale ragione dovrebbe ammazzare me? Se tu morissi, lei avrebbe raggiunto il suo scopo, riprenderti con sé per sempre. Ruth! Capisci ora, tesoro? No, 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 non può essere così cinica. Tu credi? Ruth! Smettila di latrare come un cane bastonato! Che dobbiamo fare? Innanzitutto, manteniamo la calma. Sì. Lei non deve immaginare che abbiamo dei sospetti nei suoi confronti. No. Io prendo la macchina e vado da Madame Arcati. O senti, se quella donna non è in grado di rimandarla indietro, dovrà fare qualche altra cosa per renderla inoffensiva. Tu le dirai che sono andata dal vicario. Torno tra mezz'ora. Incredibile. Mi raccomando, calma e cerca di non tradirti. Oh, guarda! Che cosa? Guarda che bell'affare! Che cos'è un bell'affare? Ah, il tempo, Elvira! Vedi il barometro lì che scende, scende, scende. Mi sembra così strano che non riusciate a trovare un argomento di conversazione più interessante del tempo. No, guarda, ti assicuro. Carlo! Ruth! Parla tu! Senti, Elvira, noi in effetti non stavamo parlando del tempo. Non vorrei che tu pensassi che abbiamo dei segreti nei tuoi confronti. Io stavo cercando di convincere Carlo a non portarti a Folkestone, perché guidare gli farà male al braccio e tu potresti aspettare domani per andare al cinema. Ma dal momento che lui sembra deciso ad anteporre i tuoi desideri ai miei, che altro dire? Non mi rimane che augurarvi buon divertimento. Oh, Carlo, l'hai maltrattata. Ma no, è lei che non sopporta di essere contraddetta. Allora, sei pronto? Pronto? Per cosa? Ma per andare a Folkestone. Ah, no, prima voglio bere un goccetto di sherry. Mi sembra quasi che tu non mi ci voglia più portare. Ma se non farei la brava, non ti porterò. Ma Carlo, sono 15 anni che non vedo un film. Prima voglio bere il mio sherry. Come sei noioso? Sono ore che aspetto. Va bene, allora qualche minuto in più non farà la differenza. Va bene, va bene. Tanto più che la macchina non rientrerà che fra una mezz'ora. Che cosa hai detto? Sì, Elvira, Ruth ha preso la macchina per andare dal vicario. No! Ma non preoccuparti. Hai detto che Ruth ha preso la macchina? Sì, ma tornerà fra breve. Oh, stai tranquilla. Mio Dio! Elvira? E fermala! Corri a fermarla! Ma non è possibile, ormai ho già... Ho detto di fermarla, corri! È già partita, non è più possibile fermarla! Oh mio Dio! Elvira? Eh? Che cosa hai fatto? Perché fai così? Io non ho fatto niente! Elvira, tu menti! No, io non mento, e su che cosa dovrei mentire? Perché sei così agitata? Agitata? Io non sono affatto agitata! Elvira, che cosa hai combinato? Ma niente, Carlo!
la macchina. No! Ruth aveva ragione. Tu volevi uccidermi! Ma no, Carlo, io... Elvira, che cosa hai combinato? Rispondi! L'altro giorno con sua moglie mi sono lasciata sopraffare dai nervi. Se non fossi stata così impetuosa, molte cose si sarebbero potute evitare, ecco. Non se la prenda, Madame Arcati. Lei disse subito a mia moglie che non avrebbe potuto aiutarla. In un momento di crisi ho gettato la spugna invece di gettare il guanto. Spugna, guanto, qualsiasi cosa lei abbia gettato, tanto non c'era niente da fare. Non avrei dovuto mai arrendermi al primo scontro. Madame Arcati, si dia pace. Non posso. Siamo soli. Sì, Elvira è in camera a riposarsi, è sfinita dopo il funerale di Ruth. Lei desidera ancora smaterializzare la sua prima moglie? Ma certo che sì! Allora. Carlo! Oh, che c'è? Che è venuta a fare? È venuta a presentarmi le condoglianze per la morte di Ruth. Madame Arcati, mi consenta di presentarle la mia prima moglie, Elvira. Felicissima! Ma che vuole? Mandala via! Ma in quale parte della stanza si trova? Si muove continuamente, l'avvertirò io dove e quando si fermerà. Dille che voglio tornare a casa immediatamente. Non desidero rimanere qui un momento di più. Elvira, tu mi stupisci. Non mi interessa se tu ne sei stupito oppure no. Voglio andare via. Non fare la bambina. E non faccio la bambina. Non voglio più stare qui. Ma dov'è ora? È qui, vicino al tavolo. Sei felice, mia cara? Dille di farsi gli affari suoi. È stato lungo e difficile il viaggio. Ma cos'è, scema questa? Abbia pazienza, Madame Arcati. Ti prego, Carlo, mandala in un'altra stanza. Ho bisogno di parlarti con urgenza. Mi scusi tanto, sono costretto a chiederle di passare nella stanza accanto alla mia prima moglie. Vuole parlare con me da solo. Ma è proprio necessario? Temo di sì. E va bene. Ecco fatto. Credi che riuscirà a mandarmi via? Ma non lo so, piccola cara. E non chiamarmi piccola cara. Va bene, però non c'è bisogno di essere scortesi, eh? E pensare che io ero venuta qui piena di tante speranze. E io avrei dovuto accogliere queste tue speranze, eh? Quando quella principale era quella di farmi secco. E non lo dire in maniera così brutale. Una volta avresti accolto con gioia l'opportunità di restare con me in eterno. Smetti di piangere. Non sono che lacrime di fantasma, inconsistenti, ma pur sempre dolorose. Ti ricordo che sei tu la causa di tutto questo. È vero, ma solo perché io ti amavo. Ti ho sempre amato. La cosa più stupida che abbia mai fatto in vita mia è stata quella di amarti. Me ne stavo là, sull'altra sponda, sola, a desiderarti giorno dopo giorno. Ti ho sempre desiderato, sai? Anche durante quella relazione con quella stupida francese. E persino dopo che hai sposato Ruth. Mi sforzavo di capirti e di perdonarti. Perché in fondo ho sempre pensato
pensato che tu amassi me più di tutte le altre. È per questo che mi prenotai per una visita di ritorno. Se tu fossi morto prima di incontrare Ruth, sarebbe andato tutto bene. È lei che ti ha rovinato, lo sai? Me ne sono accorta subito, appena arrivata qui. Tesoro, i tuoi romanzi ormai non valgono che meno di un quarto di quello che valevano prima. Non è vero. Ruth mi ha sempre aiutato anche sul lavoro. Sei tu che hai pensato soltanto a divertirti. E perché non avrei dovuto divertirmi? Sono morta giovane, no? Se tu non fossi andata di notte sotto la pioggia in riva al fiume con Guido Henderson, l'umidità non ti sarebbe entrata nelle ossa e non saresti morta. Adesso ricominciamo con Guido Henderson. Forza, ti sei comportata in un modo vergognoso. Ma Guido mi adorava. E poi era così attraente. È stato il tuo amante? Preferirei non parlarne. Rispondi, lo è stato. Ma no, naturalmente. Però ti sei lasciata baciare da lui. E come avrei potuto impedirglielo? Mi avevi giurato. Perché tu continuavi a fare scenate in continuazione senza motivo. Senza motivo? Tu non mi hai mai amata, era tutta vanità la tua. E per vanità che mi ridussi quello stato di prostrazione quando fuggisti nella zattera con Guido Henderson? No, non era una zattera, era una piccola lancia. Anche se fosse stato un brigantino a tre alberi, non avevi diritto di salire. Forse dimentichi il perché ci sono andata. Tu avevi passato l'intera serata a fare gli occhi da triglia a quella spampanata virago con le perle false. Oh, sai, credo che non abbiamo niente da guadagnarci a proseguire in questa conversazione. È quello che dici sempre quando hai torto. Elvira, una volta per tutte. Io mi sono sempre burlata di te, dall'altare alla tomba, di tutte le tue meschine e ridicole gelosie. Sei sempre stata vuota, moralmente inconsistente e sconsiderata. E io me ne sono accorto subito, fin da quando arrivassi a Salterton. Solo un noioso al quadrato poteva concepire di trascorrere una luna di miele a Salterton. E che cosa era che non andava a Salterton? Io ero una giovane sposa assetata di fascino, musica e romanticismo. E tu, dove mi porti tu? In mezzo a quattro palme rinsecchite in un vaso, un campo da golf umido e deserto, e un'orchestra a tre che suonava Allegra Inghilterra. Peccato che allora non dicessi niente. Te lo dissi invece, ma tu non mi ascoltavi. Per questo me ne andai in brughiera quel giorno col capitano Girdle. Ma mi avevi detto che eri andata a trovare tua zia malata a Exmouth. Ma invece me ne andai in brughiera. Col capitano Girdle. Col capitano Girdle. Io avrei dovuto accorgermene. Hai fatto l'amore con lui? Ma certo! Oh, Elvira! Ma con molta discrezione, sai? Era in cavalleria! Ma l'unica cosa che posso dirti è che finalmente mi sono liberato di te! Sfortunatamente non è così! Ah, non è così! Tu e Ruth siete morte, io finalmente posso vendere questa casa e sono libero di andarmene! E io ti seguirò. E io andrò lontano, lontano, in Sud America. Siccome tu detesti i viaggi, non avrai il coraggio di seguirmi. Ma sono costretta a seguirti. Sei stato tu a chiamarmi. Io non ho fatto niente del genere. Ma sì, quella sera prima di cena, ricordi, avevi parlato di me. E allora, se avessi parlato di Giovanna d'Arco, avrei voluto mettermela in casa vita natural durante? Se solo penso a quello che sarebbe successo se fossi riuscita a portarti all'altro mondo con me, mi vengono i brividi, liti e battibecchi in eterno. Guarda, starò meglio con Ruth. Elvira, basta, te ne devi andare. Non desidero altro. Presto, richiama quella pazza. Sono d'accordo. Madame Arcati! Madame Arcati! La prego di rientrare, per favore. È ancora qui? Sì, è ancora qui. La cara? Sì, sì, certo. E dove? Là. Dille che se non la smetterà di fare la stupida, romperò qualcosa. La mia prima moglie ed io abbiamo discusso a fondo la situazione e abbiamo convenuto che lei deve tornarsene il prima possibile a casa. A casa? Sì, insomma, là da dove diavolo è venuta. Ma non si potrebbe
potrebbe cercare di trattenerla ancora qualche giorno? No, vuole andarsene via subito. E va bene, mi ci vorrà sale e pepe. Vado a prenderlo. Non spaventarti, mia cara. Non sentirai alcun dolore. Oh. Possono bastare? Oh sì, metta pure sul tavolo. Ci vorrà soltanto un pizzico. E ora spargiamo qui il sale. Al centro appena un'ombra di pepe. Sarà un fiasco, ci giurerei. E ora? E ora segga, signor Consite. Metta le mani sul tavolo senza toccare il pepe con le dita. Ah, dimenticavo. Facciamo un triangolo, un semicerchio e un puntino. Tempo ecco. Perso! Sì, però vale comunque la pena di tentare. Tranquillizzati, caro. Desidero quanto te che riesca, ma scommetto 10-1 che sballa. E ora? Preghi sua moglie di venire a sedersi. Non te la prendere con me se mi viene da ridere. Rimani in silenzio, concentrati e non pensare a niente. Le mani sulla testa. Respira, respira profondamente. È comoda? Dice, no! Dice che è comodissima. Temo che dovrò cadere ancora in una piccola trance. Achiu! È il pepe, caro! Silenzio! E stia concentrato! Spettro arcano, amico odiato, mai tu venga richiamato, pepe, sale e antidote ti ricacci nella notte. Dio, che versi disgustosi! C'è qualcuno là? C'è qualcuno là? Se sì, un colpo. Se no, due colpi. C'è qualcuno là? Sei tu, Daphne? Scusami se ti disturbo, ma la signora Considine vorrebbe ritornare. Daphne, hai sentito quello che ho detto? Ci puoi aiutare? Tenga forte, signor Considine! Ma pare se ne voglia andare! Ma che succede? Ma da Marcati! Si sente male? Ma non lo vedi che è andata di nuovo in trance? Oddio. E io sono ancora qui. Lo vedo, sì. Coraggio, madama. Si riprenda. Che cosa è successo? Niente. Eppure qualcosa è successo. È andata un'altra volta in trance. Normale. Lei è ancora qui? Sì. Qualcosa non deve aver funzionato. No. Però qualcosa è successo, perché io ho sentito come un brivido e lo sento di nuovo. Carlo, una volta per tutte, che cosa sta succedendo? Thank you.
E così abbiamo fatto il possibile, ma niente. E presto sarà l'alba. Eh già. Oh, senti, Elvira, se noi due dovremmo rimanere in questa casa, sarà meglio metterci d'accordo. E in che modo? No, voi non rimarrete in questa casa. Dovremmo per forza. Perché non vi prendete in affitto quell'appartamentino un po' fuori, in campagna, eh? Ma sei tu che ci hai chiamate? Oh, io non ho fatto niente del genere. Ma da Marcati dice di sì. Ma da Marcati? Ma non vedi che non sa neppure quello che dice? Questo l'ho capito subito. Carlo, ti comporti molto miseramente, sai? Perché? Sorvoliamo. Senti, Elvira, noi dobbiamo smaterializzarci il prima possibile. Sì, ci siamo lasciate sottoporre alle più umilianti balordaggini per delle ore, senza lamentarci. Vero? Senza lamentarsi. Oh sì, ci siamo alzate, sdraiate, concentrate. Ci siamo lasciate sottoporre a ben 5 sedute spiritiche mentre quella pazza andava in trance e recitava versi offensivi nei nostri confronti. Il tutto per cosa? Siamo al punto di partenza. Vi faccio notare che non è colpa mia, io sono stanco quanto più di voi. Ho combattuto tutta la notte contro questo maledetto tavolino. Comunque senti, se quella donna non è in grado di rimandarci indietro, dovremmo noi escogitare qualche altra cosa. Ah, no, non c'è nient'altro da escogitare, voi dovete tornare indietro. Bella gratitudine. Gratitudine? Per tutti gli anni che ti abbiamo dedicato, dovresti vergognarti. E gli anni che vi ho dedicato io? Sciocchezze. Io e Ruth ti abbiamo servito in ginocchio, non è vero, Ruth? Certo. Sei un egoista! Ah, e allora se sono così egoista, perché avete fatto di tutto per tornare a trovarmi? Sei tu che ci hai chiamate e poi hai fatto di tutto per cercare di liberarti di noi, mettendoci in questa situazione mortificante. Per l'ennesima volta io non vi ho richiamato, ma se anche così fosse, perché adesso non ve ne andate via da sole? Perché non possiamo! Forse in fondo Carlo non vuole che noi ce ne andiamo. Ma no, io voglio che ve ne andiate. Allora devi avere una volontà debolissima. Comunque sentite, è inutile discutere in questo modo. Svegliamo ad Amarcati piuttosto. Ma andiamo. Basta con le sedute, eh? Si sveglia ad Amarcati. Coraggio. Coraggio. Che ore sono? Un quarto alle 6 del mattino. E da quanto tempo sono in trance? Da più di un'ora. Loro sono ancora qui? Sì. Non dobbiamo disperare. Dunque... Ma che dunque, Madame Arcati? Non dobbiamo... Ah! Saremo sempre noi a vincere. Sì, sì. Oh. Eppure qualcosa è successo. Ah sì? Lei dice che qualcosa è successo? Sì. Mi faccia bere un brandy. Sì. Senta, io avevo letto che lei si era occupata anni fa del caso Hutchinson. Ricorda qualcosa? Perché non discutiamo della cosa e mentre discutiamo... Sì? Io mangerò qualcun altro di questi deliziosi sempre. Vuole anche un po' di birra? No, grazie, preferisco bere il mio brandy. Io un giorno di questi mi prenderò la libertà di dire a quella donna tutto quello che penso di lei. La Lancia sta facendo tutto quello che può. Le ragazze stanno diventando nervose. Sì. Non si preoccupi, perché saremo noi a vincere. Ascolti, Madame Arcati, io e le due ragazze abbiamo discusso a fondo la situazione, va bene? E loro sono convinte che sia stato io a farle tornare nell'aldiquà! Ma nessuno di loro sarebbe potuta apparire se non ci fosse stata una presenza che... Quella presenza non ero io! Ne è proprio sicuro? Sicurissimo. Devo essermi persa dietro un'ipotesi sbagliata. Ma quale ipotesi? Il caso Hutchinson! L'avevo detto io! E fu il caso che mi rese famosa. Sì, e cosa combinò? Ero riuscita a smaterializzare la vecchia signora Hutchinson che era rimasta chiusa nella tomba di famiglia per 18 anni. Eccezionale! E non si ricorda come ha fatto?
È un caso che... una coincidenza. Che coincidenza? Aspetti, aspetti. Sì. Facciamo con calma, eh? Sì. Prima ragioniamo. Sì. Allora, mi dica, chi c'era ieri in questa casa alla nostra prima seduta, l'altro giorno? I Bradman, lei, Ruth ed io. Ma alla seconda seduta i Bradman non erano qui. No. Presto, il mio globo. È ancora nebuloso. Ah, ecco, ora si sta schiarendo. È lì, è ancora lì. Finalmente comincio a capirci qualcosa. Mi spiacerebbe far capire qualcosa anche a me. È lì, è sempre lì. Una benda, dobbiamo seguire una benda bianca. Rispengo la luce e riaccendo il giradischi. Oh no, non ha importanza, è vicina, è molto vicina. Oddio, sei un fantasma, grido! Mi ha chiamato, signore. La benda bianca. No, Edith, io non ti ho chiamata. Eppure mi è sembrato di sentire la sua voce o il campanello che suonava. Io stavo dormendo. Vieni qui. Coraggio, non avere paura. Vada, Madame Arcati. Chi vedi in questa stanza? Signore? Rispondi. Vedo lei? E poi? Il signor Considine. E nessun altro? No, nessun altro. Guarda bene. No, non vedo nessuno. Io... Guarda come si deve. Dove sono adesso? Vedi nessuno? Sono là, vicino al divano. Le vede! No, io non vedo nessuno, non vedo niente! Non ho fatto niente, fatemi tornare a letto, vi prego! Non hai fatto niente di male, stai tranquilla, fa tutto quel che ti dice Madame Arcati. Ora alzati e guarda. Segui il mio dito, ora è a destra, ora a sinistra, ora avanti, ora indietro, avanti, indietro. Bene, è partita. Partita? Sì, è una medium naturale, proprio come nel caso Hutchinson. Ora vuole raggiungere le sue mogli, dove sono, per cortesia? Sei pentita di quello che hai combinato, Edith? Sì, Madame Arcati. E ora sai quello che devi fare, non è così? Sì, Madame Arcati. Credo che questa volta funzionerà. Oh, Carlo! Shh. Carlo, questo è il mio addio. Carlo, dille di smettere un momento. Vorrei dirti una cosa. È troppo tardi, dovevate pensarci prima. Che ingrato e antipatico! Carlo, ascolta un momento. Luce! Quello che volevo dirti è che ho rivisto il capitano Girdle molte, moltissime volte e non mi sono mai divertita tanto in vita mia! Non credere di esserti liberato di noi, sai? Tu non ci vedrai più, ma noi resteremo qui lo stesso! Splendido! Ce l'abbiamo fatta! Accendiamo la luce. Già fatto.
Senta, ma se ne saranno andate veramente? Certamente, questa volta ce ne siamo liberate. Non sarebbe il caso di svegliare per ora Edith? Non vorrei che involontariamente le facesse riapparire. Ha ragione. Svegliati, Edith. Ma dove sono? Cosa ci faccio io qui? Niente, cara. Tornatene pure a letto. Ma io ero a letto! Perché adesso sono qui? Semplice, io ho suonato il campanello per chiamarti e tu sei venuta. E poi mi sono di nuovo addormentata. Sì, e adesso puoi tornartene a dormire. Bene, signore. Buonanotte. Per Giove, che nottata! Volete stare a dormire qui, Madamarcati? Oh, no. Ciascuno nel suo nido. Non finirò mai di ringraziarla per tutto quello che ha fatto per me. Ah, oh, sì, ma segua il mio consiglio, signor Consida. Vada via per sempre. Ma perché lei pensa che... Non è una casa felice questa per lei. Troppi ricordi. E poi... Ma lei vuol dire che sono ancora qui? Ama... Pola, dolcissima amapola, la sfinge del tuo cuore sei tu sola. Io ti bramo, ti amo con le mente, per dirti troppo appassionatamente. Chissà, è meglio che segua il suo consiglio. Ruth Elvira, ci siete? Ruth Elvira, so benissimo che ci siete. Volevo soltanto salutarvi, dirvi addio perché parto per sempre. Ruth, tu hai sempre pensato che le donne mi abbiano dominato. Avevi ragione, è vero, ma adesso finalmente sono libero, libero di andarmene. E tu, Elvira, pensavi che non mi fossi accorto della tresca col capitano Ghirdo? Avevo capito tutto benissimo. Sei tu che invece non avevi notato che in quel periodo frequentavo molto assiduamente la tua migliore amica? Paola Westley! Ciao, cane! Ti saluto! Sì, sì, distruggete pure la casa, fate quello che vi pare, che la lascio! Partire, si dice, è un po' morire. Ma... per me, questa volta partire è vivere un poco.